Wahekuj, ben ritrovati dal vostro Andrea Incromantoni in questo nuovo episodio di Nazome Eleven Chronostone Stuono. Attenzione! Dove siamo? Beh, se a bordo della nostra navicella temporale, a breve raggiungeremo il quartier generale dell'Eldorado. Praticamente, che è successo? Nello scorso episodio, o meglio, nello scorso capitolo, che sarebbe anche lo scorso episodio, siamo stati rapiti da Arex, che... ovviamente lui e la sua squadra hanno perso la partita, quindi l'unica cosa che potevano fare era catturarci e quindi magari ucciderci, non si sa. La Eldorado, sì, andremo alla Eldorado. Era ora. Capitolo 10. Ragnarok, la fine dei tempi. Thor Ragnarok? È quello che vuoi dire? Metropoli di Sant'Eldor, 200 anni nel futuro. Che bello! Questa è la Eldorado? Proprio così, è la loro base principale. Oh, la mia dorata macchina del tempo! Cominciavo a temere che non ti avrei più rivisto. L'hanno trasportata qui. Non ha senso. Forse sì, mia nonna l'ha portata. Seguitemi. Non è che... vuoi vedere che alla fine sono gli ultra evoluti il vero male? Credete che sia una trappola? Anche se lo fosse non abbiamo scelta. Non ci resta che scoprirlo da soli. Ragazzi, sta succedendo di tutto. Mi segui Arex, non posso neanche andare a fare le amichevoli volendo. Entriamo allora. Tecnologico. Da questa parte. Va bene. Salve. Spero sia di vostro gradimento. Ehi, lo spero anch'io. Aia. Gli ultra evoluti hanno fatto il loro lavoro, eh? Cos'è successo qui? Ci sono danni ovunque. Sembra che anche loro non se la stiano passando tanto bene. La sala conferenza si trova più avanti. La nostra presenza è obbligatoria. Da questa parte. Quindi, anche perché volendo non posso andare. Va bene, va bene. Arex? Ah, ok, devo andare da solo. Già mi lascia andare da solo. Ah, però! Beh, signori, salve. Salve, Raimon e compagnia. Presidente Todo. Chi? Quest'uomo ha l'ultima parola su qualsiasi attività dell'Eldorado. C'è lui dietro tutto ciò che è successo. Cosa ha intenzione di farci? Assolutamente nulla. Voglio solo scambiare quattro chiacchiere con voi. Non abbiamo niente da dirvi. Ridateci il calcio! Proprio a questo proposito si dà il caso che abbiamo già ripristinato il corso originale della storia, compreso il calcio. Stai dicendo che tutto è tornato alla normalità? Esatto. Tutte le interruzioni sono state cancellate e la legge che vieta il calcio non esiste più. E perché? È una trappola, vero? Dipende da cosa intendi. Vedete, fino a poco tempo fa vi consideravamo nemici, ma temo che ora diventerete i nostri alleati. Vogliamo che ci date una mano a combattere gli ultraevoluti. Cosa? E lei crede che aiuteremo proprio l'Eldorado? Oh, lo farete come? Ridicolo. Cosa la rende così sicuro? È molto semplice. Gli ultraevoluti sono entrati in possesso della Chronostone di Mark Evans. Hanno l'allenatore Evans? Ebbene sì. Se non volete combatterli avrete perso per sempre il vostro caro allenatore. Non avete scelta. Oh, ma se anche fosse, non siamo disposti a scendere a patti con un furfante come lei. Proprio così. Possiamo tranquillamente salvare l'allenatore Evans senza il suo aiuto. Oh, dite? E cosa devo affermare con tanta sicurezza che io sia un furfante? Dopo tutto ciò che ha fatto non abbiamo più dubbi. Senza neanche sapere perché abbiamo cercato di cancellare il calcio dalla storia? L'ho fatto per sbarazzarsi degli ultra evoluti, perché non sarebbero mai esistiti senza il calcio. Precisamente. Inoltre vorrei aggiungere che eliminarli è l'unico modo per salvare il mondo. Cosa?
L'organizzazione creata dagli oltrevoluti, la New Gen, rappresenta un terribile pericolo per tutti noi. I suoi membri sono dotati di capacità fisiche e intellettive inimmaginabili. Alcuni possengono addirittura poteri psichici. La situazione è precipitata quando gli oltrevoluti si sono coalizzati. Ora siamo alle prese con una ribellione dichiarata. Hanno conquistato molte delle principali città e ora controllano armamenti con cui potrebbero scatenare una guerra da un giorno all'altro. Ma sono solo ragazzini come noi. Ragazzini come voi, sì, ma a differenza vostra hanno poteri spaventosi, che potrebbero significare la fine per tutti noi. Poteri talmente avanzati da proteggere dalle nostre armi. Non possiamo nulla contro di loro. Fra le loro fila c'è chiusa la telepatia, la telecinesi e chissà cos'altro. Come potete intuire, dal loro nome possiedono geni mutanti, che hanno accelerato il processo evolutivo fino a renderli quasi invincibili. E noi dovremmo batterli, andiamo bene. Se non agiamo adesso, riserveremo il mondo su un piatto d'argento. Potrebbe essere la fine della nostra civiltà. Tutto ciò è pazzesco. Il calcio è responsabile della mutazione dei loro geni, ed è per questo che abbiamo cercato di abolirlo. Speravamo che, cancellando la linea temporale, gli oltrevoluti non sarebbero mai nati. Non avevamo altra scelta. Ma nel frattempo voi siete diventati forti, molto più di quanto preventivato. E così c'è stato un cambio di programma. Vi hanno usato contro di noi, e ora abbiamo intenzione di ripagarli con la stessa moneta. Ribatteremo colpo su colpo. Ve lo do io il colpo, se non lo smettete di trattarci come oggetti. Ma se neanche loro possono fare qualcosa, che speranze abbiamo noi da soli? Ah, sì, bella rogna. Se siete disposti ad allearvi con noi, ritengo che abbiamo qualche possibilità. Ve l'ho già detto, non vi aiuteremo. E anche se lo facessimo, vi ci assicura che saremmo davvero più forti insieme. Io gli darei retta se fossi in voi. Signor Evans, direi che voi e l'Eldorado siete più o meno sulla stessa barca a questo punto. Vi consiglio di accettare la loro proposta. La nostra priorità è salvare il calcio. E se quei ragazzi mutati a causa del calcio finiscono per distruggere il mondo, non avrete più alcun calcio da proteggere. Non posso credere che ci sia il nostro sport alla base di tutti questi problemi. Ho capito, se vinciamo il calcio non causerà niente di brutto nel futuro. In poche parole, sì. Io voglio salvare il calcio. Non voglio che la gente cerchi di eliminarlo. Non lascerò che diventi qualcosa che la gente considera pericoloso. Come sempre, hai ragione. Musica per le mie orecchie. Allora siamo d'accordo. Se è così, lasciate che vi fornisca tutte le informazioni che abbiamo raccolto finora sugli ultraevoluti. Uey! Non ci credo, allenatore Sharp, signor Blaze! Wow! Ma ragazzi! Grandioso! Cosa ci fate qui? È opera mia, sono stato io a convocarli. Il loro aiuto è fondamentale se vogliamo vincere la battaglia finale. Il Ragnarok. Cos'è il Ragnarok? Per rispondere alla domanda devo spiegarvi tutto ciò che è successo nella nostra epoca. Un anno fa la New Gen ci ha dichiarato guerra. Siamo stati attaccati violentemente da alcuni dei loro elementi più forti. Né noi né la polizia abbiamo potuto nulla. I nostri proiettili rimbalzavano loro addosso e le nostre basi sono cadute una dopo l'altra. I proiettili rimbalzavano loro addosso. Questi ragazzi sono davvero così forti. Come ho già detto, non sono umani come tutti gli altri. Coloro che posseggono il gene UE vantano poteri incredibili. Sono persino in grado di riempire capsule con la loro aura distruttiva e usarle per caricare le loro armi. In questo modo una semplice arma si trasforma in un intero arsenale. È così che hanno distrutto molte delle nostre basi. Potranno anche sembrare ragazzini, ma la realtà è che sono estremamente pericolosi. Ma cosa li spinge a fare tutto ciò? Vogliono ricostruire il mondo delle ceneri e comandarlo. Inoltre vogliono vendicarsi degli adulti che li hanno temuti e disprezzati per ciò che sono. Qualche giorno fa sono venuti a farmi una proposta. Ci hanno chiesto se fossimo interessati a organizzare un torneo, il Ragnarok. I vincitori avrebbero assunto il controllo dell'intera Eldorado. Siamo sull'orlo del precipizio, e l'unico modo per evitare di cadere è vincere un torneo di calcio. Mi vengono i brividi. Il calcio non ha niente a che vedere con la guerra. E cosa succederebbe se prendessero il comando della Eldorado? Avrebbero l'intero pianeta nelle loro mani. Non ci credo! In altre parole, la posta in palio per chi vince il Ragnarok è il mondo stesso.
Qual è il regolamento del Ragnarok? Ciascuna fazione schiera le sue tre squadre più forti, ognuna delle quali gioca un incontro. Chi si aggiudica più incontri vince. Quindi si gioca semplicemente al meglio di 3 partite? BO3? Esatto. Il destino del mondo verrà deciso da 3 semplici partite. Abbiamo 3 giorni per prepararci e stabilire la composizione delle squadre. E le squadre saranno composte sia dai nostri giocatori sia dai vostri? Senti, Aaron, noi siamo i migliori. Ci manca solo un giocatore per diventare la squadra invincibile. Possiamo farcela da soli. Da quando in qua siete i migliori? Quante volte ve lo devo dire? La squadra invincibile non raggiunge neanche metà della sua forza se manca un titolare. La cosa più importante per una squadra è che tutti giochino insieme in armonia. Per ora è meglio che vi uniate a loro. Basta feste. Non ho niente da eccepire. In ogni caso, mi sembra di capire che non ci sia tempo da perdere. Tuttavia qualcosa non torna. Perché gli oltrevoluti hanno fatto una proposta del genere all'Eldorado? Considerata la situazione, non potrebbero semplicemente procedere come hanno fatto finora e prendere il potere con la forza? Il tempo non è dalla loro parte. In fondo, prima o poi, dovevano scoprirlo. Scoprire cosa? Gli ultraevoluti trascendono i limiti dell'essere umano. La conseguenza diretta di ciò è che la loro aspettativa di vita è drasticamente ridotta. Secondo le nostre stime, non sopravviveranno all'adolescenza. La loro forza vitale si esaurirà prima che raggiungano i 20 anni. In altre parole, fra 5 o 6 anni, il mondo sarà libero dalla loro presenza. Ma allora, perché combatterli così stranamente adesso? Non vi conviene aspettare? Non resisteremo così a lungo. Sono furbi, vogliono conquistare il mondo prima che sia troppo tardi, e i danni che causeranno potrebbero essere irreversibili. No, la nostra unica via di uscita è unire le nostre forze e finirli con il calcio. Un momento, in che senso finirli? Oh, non faremo loro del male. Vogliamo solo dimostrare di cosa siamo capaci. Inoltre, a volte sostengono che solo il loro patrimonio genetico deve sopravvivere, mentre non c'è spazio per noi. Pertanto, se riusciamo a dimostrare di essere più forti, accetteranno che la loro ribellione non ha scopo e si arrenderanno. E questo è quanto. Come vedete, dobbiamo assolutamente vincere. Il Ragnarok è l'ultima speranza dell'umanità. Sembra davvero che non abbiamo altra scelta se non affrontarli. Ehi! Oh, cos'è stato? Qui, Gil! Cosa? Presidente, gli ultraevoluti ci hanno circondato! Che cos'altro stanno tramando? Vogliono distruggere il nostro quartier generale! Ma che... Forza! Tutti fuori di qui, presto! Seguitemi! Mancano solo dei caccia militari e siamo a posto! Guardate! Hanno davvero superato ogni limite! Praticamente hanno si è scoperto che edificio. L'Eldorado è quella buona, mentre gli ultravoluti cattivi. Vabbè però, ragazzi, rivelazioni assurde, eh? Ehi là. Di un po'. Ma tu sei... Spero che vi siate goduti i fuochi d'artificio. Pensavo che voleste sfidarci a calcio. Forse la prima idea. Sì, non abbiamo cambiato idea. Quindi diamo inizio allo spettacolo. Ora? Fanno il campo con le macerie? Un intero stadio! Questo è uno stadio! Tutto è pronto! Siamo al gran finale, allo stadio Ragnarok! È qui che noi, la New Gen, daremo inizio a un nuovo mondo! Ci siamo! Incredibile! Hanno trasformato la sede dell'Eldorado in uno stadio? Simeon, tu fai parte degli ultraevoluti? Esatto! Oh,
E se è il caso che comandi anche da New Gen. Quindi sei il loro capo? Bravo. E fra non molto comanderò anche il mondo, non dimenticarlo. Vi abbiamo messo a disposizione delle stanze nello stadio. Fate come se foste a casa vostra. Ci vediamo fra 3 giorni per la prima partita. Dovrebbero essere più che sufficienti per prepararvi, no? Non che cambi molto. Ehi, ma che... Oh, cosa mi è venuto in mente ora? No, ragazzi, ho avuto... Voi lo sapete, ma io no. Quindi, io sto pensando cose ora che... Non è che Simeon... È il padre di Fei? Potrebbe essere? Però non sono sicuro di chi potrebbe ancora essere Goldis. Sicuramente è una qualche parente di Fei, ma... Simeon! Mi sta per la mente che è il padre. L'ha guardato in uno strano modo ed è successo qualcosa nell'istante in cui sono guardati. Fei, stai bene? Io... Sì, sto bene, grazie. Lasciate ogni speranza, voi chi entrate. Proprio così. Questo spiega anche perché non avevano specificato dove si sarebbe tenuto il torneo. Non ci resta che andare. Entriamo anche noi. Sei sicuro? Gli oltrevoti sembrano troppo forti per noi. Loro sembrare forti, sì, ma forti come noi? Sor non sa se Sor non prova. Entra nello stadio Ragnarok. Ma posso allenarmi in qualche maniera? Ciondolo croce attacco 44. Wow. Solo 2 posso comprarne? Accidenti. Vabbè, intanto entro, poi magari dopo... Durante lo stacco mi alleno per conto mio. Ragazzi, è fantastico. Siamo giunti praticamente alla fine, manca poco. Questa stanza è diversa da prima. Grazie. E non so gli voglio dire che è in salvo, signore. Alfa? E Beta? E il tipo qua invece com'è che si chiamava? Che modi, sono Gamma! È un piacere rivedervi. Tempismo perfetto, signore. Abbiamo appena scontato la nostra pena nel centro di detenzione e correzione. E questo cos'è? Il comitato di bentornato non deve... I miei piani originali erano molto diversi, ma andiamo per ordine e partiamo dalle presentazioni. Questi saranno i vostri compagni di squadra durante il Ragnarok. Alfa, Beta, Gamma, Mike, Romeo ed X. Cos'è, uno scherzo? Ci sta dicendo di giocare con questi qui. Non ci penso nemmeno. Perché io? Non ho alcuna intenzione di dirmi a questi zoticoni. Cosa hai detto? Se abbiamo superato il training educativo del centro di detenzione e correzione, potremmo fare a meno di mocciarsi della Raimon. Tuttavia, trattandosi di ordine dell'alto, immagino di dovermi sprecare a darvi una mano. Wow, qualcuno stamattina ha mangiato pane e presunzione? Nel Ragnarok sarete divisi in 3 squadre. Naturalmente ciascuna di esse avrà il proprio allenatore. Nello specifico, Jude Sharp, Axel Blaze e... E dulcis in fondo, l'ultimo e prestigioso di non può che essere magnifico Clark von Wunderba. Il terzo allenatore sarò io. Certo, a dire il vero me l'aspettavo, ma conservo un ultimo barlume di speranza. Ah. Nei prossimi 3 giorni esamineremo con attenzione le vostre abilità. Questo ci permetterà di valutare al meglio la composizione delle squadre. Prima di ogni gara annunceremo le formazioni. Insomma, è un test per vedere chi sono i migliori. Dovete allenarvi fino al nuovo avviso. Potete andare. Non riesco neanche a immaginare di poter giocare con questi qui. Oh, Alpha. Ho atteso con impazienza questo momento, Arion Sherwind. Dici davvero? Da quando ci avete sconfitto provo una strana sensazione. Cos'è questa sensazione? C'è qualcosa che mi tormenta, ma non so dire cosa sia. Forse presto lo scoprirò. Ok. Tempo scorre. Ci rivedremo in occasione della partita. Che sbruffoni. Spero che in campo siano bravi quanto lo sono a parole. Già. Forza, andiamo ad allenarci. Assolutamente sì, ragazzi. Assolutamente sì.
Trascorremo i successivi 3 giorni esercitandoci agli ordini degli allenatori Sharp e Blaze. Fu molto dura. La sera prima del Ragnarok. Allora, siamo pronti? 3 giorni non sono molti, ma vi abbiamo messo duramente alla prova. Vi faccio i miei complimenti per l'impegno dimostrato. Cercate di riposare quanto più possibile stanotte. Vi vogliamo al massimo della condizione per la partita di domani. Sì, mister! Cioè, se penso che giochiamo per salvare il mondo, mi tremano le gambe, oh... A qualcuno tremano anche i denti, io sono i miei. Ho tanta paura che usino i poteri psichici. Sì, quello potrebbe essere un problema. Ma non possiamo perdere. E non perderemo. Vinceremo e salveremo sia il calcio che l'allenatore Evans. Ben detto. Se giochiamo di squadra ce la faremo. Sì! Primo incontro. Finalmente è il momento della prima partita. Dobbiamo andare alla sala conferenze dell'Eldorado, ma è presto. Potremmo fare provviste in centro nel frattempo. C'è un teletrasporto con cui si può andare in città. Sembra di essere in un film di fantascienza. Allora esploriamo un attimo la città, no? Oh, possiamo arrivare alla metropoli di Sant'Eldor. Bene, bene. Allora andiamo un attimino in centro, no? Mi sembra la cosa più logica da fare. Wow. E così questo è il futuro, eh? Non è veramente così, però. O meglio, noi ancora non ci siamo arrivati. Più che altro. Attenzione! Cartone indistruttibile! LBX? Attenzione! Qui si può entrare. Ok, andiamo un po'. Cibo per un giorno. Oh, le tecniche! E niente, però. Spada micidiale, tecnica di tiro. Ce l'ho una spada micidiale, l'ho trovata da Re Artù. No, spero ancora un attimino, poi ci fermiamo che vado ad allenarmi sul serio. Chissà quanti racconti avranno questi. Più che altro per sbloccare nuovi argomenti in modo da poter reclutare sempre più persone. Vedi, in moda futuristica. Non è che mi metto a leggerli, però basta andare sull'argomento. Barretta speciale. Oh, attenzione, questo è rotto? No, non è rotto. Ah, ma questa è la... il museo. Possiamo entrare? Sì. Ah, ci picchia. Niente, allora, facciamo così. Intanto vado ad allenarmi un po', quindi direi che questo episodio può anche concludersi qui, no? Bene, Cucci, io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio. Nel prossimo inizieremo il torneo Ragnarok, che chissà se non lo finiremo. Io vi ricordo inoltre in descrizione link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.